I punti forti del suo programma, il candidato al Senato in quota proporzionale per Forza Italia, Nunzio Luciano, li ha presentati in conferenza stampa. Ascoltiamo. Sogno un Molise piccola regione che possa diventare una grande regione. Così Nunzio Luciano, candidato al Senato, quota proporzionale per Forza Italia, che ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i punti forti del suo programma e ha parlato della necessità di azioni concrete da portare avanti con tutta la squadra del centrodestra. Mi sembra importante dire che innanzitutto io metto a disposizione la mia esperienza, il mio bagaglio culturale, il tesoro che ho fatto di questi anni che ho vissuto in qualche modo a Roma, ma sempre tornando a Campobasso della regione Molise. Quindi la mia esperienza in campo economico-finanziario, nei miei rapporti col mondo romano. Penso che sia molto importante perché lo faccio con estrema umiltà, con la tenacia e il garbo, penso che in qualche modo mi contraddistingua, per cui sono qui. Spero che i cittadini mi possano aiutare. Ecco, il Molise ha tanti troppi problemi, a partire dalle infrastrutture, al lavoro, ai giovani che vanno via. Il tema delle infrastrutture è un grande tema di rilevanza nazionale. Per l'esperienza che sto facendo, ci sono tanti investitori stranieri che vogliono venire in Italia ad investire. È importante però fare in modo che investitori italiani possano appunto investire e investire per primi. Per esempio, l'esperienza che sto facendo io è quella riguardo ai fondi pensione. Sono delle importanti strutture che possono aiutare questo paese a crescere. La regione Molise, per esempio, per noi potrebbe diventare anche un esempio per le start-up molisane, la regione delle start-up. Per quanto riguarda le infrastrutture, penso ad esempio alla rete viaria, ai trasporti, penso che possiamo recitare un ruolo importante perché nei prossimi anni ci saranno grandi investimenti nelle infrastrutture. Ad avere una classe parlamentare che sia in grado di intercettare anche per la regione Molise questi tipi di investimenti penso sia molto importante. Ecco, lei anche si batte per i giovani, tanti giovani. Tanti giovani che vanno via dalla regione Molise. Bene, io penso che per trattenerli dobbiamo pensare a dei corsi di formazione che li possono aiutare poi a trovare lavoro, ma non fuori regione, in regione. Per questo dobbiamo essere in grado di accogliere le piccole e medie imprese nelle nostre regioni con politiche incentivanti. Questo vogliamo fare insieme alla rappresentanza parlamentare di Forza Italia e più generale a quelle del centrodestra, che mi sembra l'unica coalizione veramente unita e compatta.